Benvenuti alla settimana politica di Videoback TD Open Gate Italia. Le notizie di questa settimana: non ci arrendiamo alla sostituzione etnica, polemiche sulle parole di Lollobrigida, zero tasse a chi fa due figli, l'idea di Giorgetti per rilanciare la natalità, il Consiglio dei Ministri approva il DDL concorrenza, piano nazionale ripresa e resilienza, approvato il decreto che riforma la governance, immigrazione, decreto Cutro approvato in prima lettura, Udine, De Toni vince al ballottaggio, la città passa al centro sinistra. Quindi non ci arrendiamo alla sostituzione etnica, polemiche sulle parole di Lollobrigida, che in un virgolettato dichiara: non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica, gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro. E ovviamente, come potete immaginare, queste parole scatenano tantissime polemiche. Per la segretaria del Partito Democratico Schlein queste frasi sono disgustose e hanno il sapore del suprematismo bianco, sulla stessa linea del Movimento 5 Stelle, che parla di propaganda razzista. Critiche arrivano anche da alcuni esponenti di Lega e Forza Italia. Zero tasse a chi fa due figli, l'idea di Giorgetti per rilanciare la natalità. Come sapete, è un grande problema che ha il nostro paese, il tema è al centro del dibattito politico. Per la premier Giorgia Meloni, che interviene dal Salone del Libro di Milano, occorre incentivare le famiglie a mettere al mondo dei figli. Il ministro dell'economia Giorgetti ha lanciato la proposta di azzerare le tasse per le coppie che fanno almeno due figli. Si tratterebbe di una sorta di bonus famiglie sul modello del 110%. Più cauto il sottosegretario Bitonci, che parla di una detrazione di 10.000 euro per figlio fino al termine degli studi universitari. Il Consiglio dei Ministri approva il DDL concorrenza, è un DDL concorrenza che tratta prevalentemente tematiche relative all'energia, alle concessioni, ai poteri dell'antitrust. Tra le misure del provvedimento, il potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale, la promozione dell'utilizzo di contatori intelligenti, cosiddetti smart meters, per favorire il risparmio energetico, il contenimento del prezzo dell'energia elettrica e l'introduzione del processo del cold ironing, che consente lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto. Si parla anche di concessioni di posteggio su aree pubbliche per il commercio al dettaglio, prevedendo l'assegnazione delle concessioni tramite gara pubblica. Infine, vengono introdotte disposizioni per il rafforzamento e la razionalizzazione dei poteri di accertamento e sanzionatori dell'Authority, che viene anche designata come autorità competente per l'esecuzione del regolamento dell'Unione Europea Digital Market Act. Invece, per quanto riguarda il piano nazionale ripresa e resilienza, come sapete ne abbiamo parlato anche nelle settimane passate, e lo stesso viene approvato, quindi c'è una riforma sostanziale della governance, a soddisfazione del ministro Raffaele Fitto, secondo il quale il provvedimento elimina molti impedimenti che ostacolavano l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Intanto prosegue il lavoro dell'esecutivo per modificare il piano e spostamenti di alcuni investimenti, quelli per cui la realizzazione entro il 26 appare in qualche modo impossibile, quindi dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai fondi di coesione, in modo da poter posticipare la data di realizzazione al 2029. Immigrazione, decreto Cutro approvato in prima lettura a Palazzo Madama. Il decreto definisce gli ingressi di immigrati per il prossimo triennio, introduce un nuovo reato per gli scafisti punibili dai 20 ai 30 anni nel caso di morte di immigrati, e limita i permessi di soggiorno per protezione speciale, che non potranno più essere trasformati in permessi soggiorno per motivi di lavoro. Ultima notizia: ribaltando il risultato del primo turno, il candidato del centrosinistra Alberto Felice De Toni vince al ballottaggio e viene eletto sindaco di Udine. Questa è l'ultima notizia, noi ci vediamo alla prossima settimana politica, non mi rimane che salutarvi.